Inter, Darmian ha rinnovato, un anno più opzione al 2025 e a Cremona gioca in difesa. Di dubbi ce n'erano pochi, ma adesso sono svaniti anche quelli. Matteo Darmian resterà all'Inter fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. L'accordo, che era già stato abbozzato da alcune settimane, adesso è stato perfezionato e manca solo il dettaglio dell'ufficialità. Non ci saranno sorprese né colpi di scena, il club ha voluto fortemente trattenere il 33enne di Legnano che anche quest'anno si è fatto sempre trovare pronto e che in questo inizio di 2023 ha soffiato il posto a un Dumfries non al 100% della condizione complice il mondiale. Stipendio ritoccato leggermente al ribasso rispetto agli attuali 3,2 milioni netti che, grazie al decreto crescita, peserà per il club meno di 4 milioni lordi. Finora Darmian è sempre stato utilizzato come esterno, a parte lunedì contro l'Empoli quando la squadra è rimasta in 10 e Inzaghi lo ha arretrato per inserire Belanova sulla fascia. A Cremona Matteo sarà ancora titolare, ma stavolta giocherà tra i tre dietro. Perché manca Skriniar e D'Ambrosio finora ha giocato poco. Il tecnico di Piacenza punterà sull'ex United, mentre sulla fascia tornerà a titolare Dumfries che negli ultimi giorni di allenamenti ha dato risposte incoraggianti. L'olandese in netta ripresa avrà un'importante opportunità per rilanciarsi. Per tornare sui suoi livelli. Il mercato per lui può attendere anche perché, per il momento, non ha offerte. Il Chelsea virerà su Denzel perché Malo Augusto del Lione è stato, strategicamente, dichiarato incedibile. In viale della Liberazione al momento non hanno segnali. E comunque adesso la priorità è il campo, con la necessità di vincere all'Ozzini per riprendere la corsa verso la Champions.